Se chiudi in bellezza. Poi se diventiamo tutti vegetariani. Così non li ammazziamo più. In base a quelle cose buone che abbiamo mangiato oggi, non è per niente difficile. Allora, io vi porto leggermente fuori tema, nel senso che, vabbè, adesso lo vedremo. Dunque, vi devo parlare soprattutto, il mio tema era la carta di Arcevia. La carta di Arcevia è nata in relazione ad un incontro che abbiamo avuto da noi alla Terra e Cielo. Io sono uno dei soci della cooperativa agricola biologica La Terra e Cielo, con Vandana Shiva, incontro che è andato, devo dire, molto bene, e ci abbiamo avuto circa 500 persone, siamo rimasti veramente molto soddisfatti. Chiaramente questo successo è stato dovuto al personaggio principalmente, però una delle cose che ha suscitato molto interesse è stato proprio il fatto che abbiamo avuto questa idea fortunosa di scrivere un documento in relazione a questo incontro. E questo documento era improntato a parlare dell'agricoltura anche in un'ottica sociale. Cioè, infatti il gruppetto che organizzava ha avuto questa idea, e io, siccome poi due interessi forti che ho, uno è quello dell'agricoltura biologica, perché sono ormai una quarantina d'anni che me ne occupo, ma mi occupo anche contemporaneamente delle reti di economia solidale. Quindi è un discorso di vedere come creare un nuovo tipo di società, perché questo tipo di società non ci piace come funziona, tanto più adesso che rivela la sua natura in una maniera ancora più evidente, diciamo, no? Attraverso questa crisi, attraverso tutto quello che avviene. E per cui il titolo è stato un modello di agricoltura per una nuova società. Cioè, volevamo vedere quali sono gli elementi che l'agricoltura può fornire alla costruzione di una società di tipo diverso che funzioni un po' meglio di quella attuale. Io ho scritto una prima bozza di questo documento, poi l'ho fatto circolare in rete e sono arrivati altri impulsi, e quindi alla fine siamo arrivati ad un testo condiviso, elaborato, si può dire, collettivamente dalla rete, con 24 articoli, appunti, diciamo. Allora, è chiaro che due aspetti principali sono stati: uno l'agricoltura biologica e l'altro gli OGM, che con Vandana Shiva in mezzo non si poteva non parlare di questi due temi, e soprattutto degli OGM. Sugli OGM non mi dilungo a lungo perché è stato il tema di questo incontro, di questo convegno, però si può dire che lì ci sono delle posizioni molto forti, sono 4 punti centrali su 24, quindi no agli OGM in coltivazione, lo riassumo proprio con dei no: no agli OGM in importazione, no alla coesistenza, perché non ci crediamo alla coesistenza, e no alla tolleranza allo 0,9% di inquinamento, anche se accidentale. E questo infatti non è concepibile, pensare al biologico con 0,9% di inquinamento di OGM. Per il biologico, per i veri coltivatori biologici, questo non è accettabile. Chiudo qui sugli OGM perché ne abbiamo già sentite tante. L'altro discorso del biologico che è centrale, proprio in questi giorni è venuto lì in cooperativa un ragazzo giovane che faceva un filmato, voleva fare un filmato sulle cose che succedono nel territorio, e faceva la domanda: ma l'agricoltura biologica sì, è una bellissima cosa, però per i consumatori è un po', costa un po' troppo questa agricoltura biologica. Allora, vi dico solo questo adesso, proprio inciso, perché mi è capitato nell'ultimo periodo. Allora io chiaramente da tanto che faccio qui, che
conosco il settore, gli ho subito detto sì, sei sicuro che costa di più l'agricoltura biologica? Intanto ci sono delle forme nuove di acquisto al giorno d'oggi attraverso le quali si possono avere dei costi paragonabili, anzi spesso inferiori a quelli che si trovano al supermercato. Infatti noi acquistiamo quasi tutti con i gruppi di acquisto solidale, con un acquisto diretto dai produttori, e riusciamo ad avere degli ottimi prezzi, anzi siamo quasi noi che spingiamo al rialzo a volte, abbiamo degli ottimi prezzi per degli ottimi prodotti. E soprattutto bisogna vedere qual è il costo sociale, perché è inutile che a te costa poco se alla società invece costa tanto. Allora, se noi guardiamo ai costi in salute, ai costi per l'ambiente, ai costi dell'acqua inquinata e delle falde inquinate, ai costi della sanità, ai costi che ci diceva Taffetani, in cui abbiamo frane da riparare attraverso i fondi pubblici. Se guardiamo a tutte queste cose e computiamo questo sul prodotto, alla fine questo prodotto, il prodotto chimico, costa di più. A parte il fatto che la chimica poi gradualmente andranno a finire queste risorse chimiche, perché sono basate sul petrolio la maggior parte, per cui conviene ritornare o basarsi su delle tecniche che invece sono passibili di futuro, come quelle appunto a ciclo chiuso, che non hanno bisogno di tanti fattori produttivi esterni. Ecco, chiuso così molto sinteticamente su questi due punti principali della carta, invece vorrei adesso porre l'attenzione sull'aspetto con cui avevo incominciato, e cioè come si può vedere un aspetto sociale nell'agricoltura, come possiamo impostare l'agricoltura in modo che abbia anche un valore dal punto di vista sociale di costruzione di una società diversa e un po' migliore, cioè come possiamo prendere una nuova strada anche attraverso l'agricoltura. È chiaro che solo l'agricoltura da solo non ci riesce, no? Ad andare in una direzione diversa. Allora, il primo punto fondamentale che troviamo nella carta di Arcevia è quello dell'ecologia, cioè c'è un principio forte sull'ecologia. L'ecologia è un principio dell'economia solidale, cioè non ci seguiamo le nostre basi. Senza ecologia, senza rispetto della natura, noi stiamo distruggendo le basi della nostra vita. Quindi questo è un primo principio che mette d'accordo l'agricoltura biologica e l'economia solidale. Del resto l'agricoltura biologica è uno dei settori dell'economia solidale. Poi un altro aspetto è quello di puntare a questi sono anche principi dell'economia solidale, una maggiore condivisione delle conoscenze e una maggiore democrazia. E questo per esempio lo ritroviamo sul discorso dei semi che è venuto fuori. Sappiamo che le multinazionali lavorano proprio su questo punto, cioè prendere in mano i semi, la gestione dei semi, il potere sui semi. Il Vandana Shiva, uno degli aspetti principali, una delle battaglie principali, forse ancora prima di quella degli OGM, o comunque strettamente collegata, è quella dei semi. Infatti noi nella carta abbiamo questo dei semi, e per la libera riproduzione, conservazione, scambio e vendita di semi fra i produttori agricoli, è nettamente contro i monopoli delle sementi. La libertà degli agricoltori sui semi è un loro diritto millenario e inalienabile, per esempio, no? Questo è un punto in cui si collega il discorso dell'agricoltura biologica con un discorso di nuova società, in quanto una nuova società deve avere alla base la condivisione delle conoscenze, e quindi la trasmissione delle conoscenze, delle tecnologie che sono state realizzate dalle persone. Quindi abbiamo per esempio all'interno dell'economia solidale anche il software libero, per dire, perché il software libero trasmette liberamente e gratuitamente le conoscenze.
Quindi attraverso i semi entriamo in alcuni principi di nuova società, condivisione delle conoscenze e democrazia, perché adesso ci stanno togliendo la democrazia, c'è una dittatura in cui alcuni vogliono impossessarsi dei semi che sempre si sono scambiati liberamente, se ne vogliono impossessare in vari modi, fra cui uno principale è quello della produzione OGM, perché producendo gli OGM cosa succede? Le varietà naturali che hanno modificato OGM non esisteranno più come naturali, e quindi togliamo la biodiversità, togliamo, quindi è una dittatura vera e propria, è una mancanza di democrazia, cioè alcuni si arrogano il diritto di far scomparire delle varietà naturali, perché poi non esisteranno più. E abbiamo tutta visto la finalità è il monopolio. Il monopolio, lo abbiamo visto per esempio con la filiera della soia, lo stiamo vedendo con il mais, ma anche della colza. Con la colza in America, per esempio, sembra che i coltivatori biologici l'hanno smessa completamente, perché non è più possibile coltivare senza contaminazione, contaminazione OGM. Allora, poi ci sono vari principi che portano nella direzione di impulsi di una nuova società. Un buon uso del territorio, un riequilibrio fra città e campagna. Adesso abbiamo uno squilibrio forte verso le città. Invece, una nuova agricoltura, una nuova società dovrebbero vedere un modo equilibrato di gestione dei territori, in cui la produzione viene spostata anche verso i territori che ora li consideriamo marginali. Li consideriamo marginali perché guardiamo soltanto il profitto immediato della singola azienda che si piazza in un territorio. È chiaro che se un'azienda si piazza in un territorio a valle, dove le comunicazioni sono più facili, dove c'è maggiore facilità di commercio, si piazzano tutte lì, alla fine vengono le megalopoli e le zone interne si spopolano. Ma se guardiamo da un altro punto di vista, dal benessere generale, da una civiltà più evoluta, dalla cura del territorio, perché l'umanità, uno degli scopi che dovrebbe avere, è proprio quello della cura del territorio, cioè le comunità umane. Uno degli scopi è curare il territorio, vitalizzare il territorio, renderlo bello, renderlo armonico. Noi ci scordiamo delle finalità dell'umanità. E andiamo in questa lotta economica in cui alla fine poi siamo tutti perdenti. Quindi un altro principio è anche questo, riequilibrare attraverso l'agricoltura, ma attraverso le leggi. Infatti qua ci sono tante leggi che bisognerebbe scrivere per realizzare questa carta. C'erano i politici, adesso non ci sono, anche ad Arcelia c'erano dei politici, e io vi facevo notare, qui ci sono alcune leggi da scrivere, su questo punto c'è una legge, su quest'altro c'è una legge, sennò qui no, non ci riusciamo. Quindi anche su questo riequilibrio fra territori lo possiamo pianificare solo anche da un punto di vista anche politico. E devo un po' accelerare. Sì, certo? Così poi facciamo un po' di discussione. E dunque, poi un altro aspetto che si cura nelle reti di economia solidale è di costruire uno spirito comunitario. E questo si realizza molto bene anche attraverso l'agricoltura. Una volta l'agricoltura era più comunitaria. Quando sono nato io ho sperimentato, quando ero piccolo diciamo, ho sperimentato un'agricoltura di tipo più comunitaria, in cui le comunità agricole si aiutavano di più. C'erano delle grandi famiglie, quando erano i tempi delle battiture si passava, le squadre di coltivatori passavano di operai agricoli, di contadini, le famiglie dei contadini si aiutavano l'una con l'altro e anche erano in grado di valorizzare tutte le forze. Valorizzare oggi delle persone che non riescono a lavorare perché magari hanno qualche piccolo problema psichico o fisico, hanno difficoltà a lavorare normalmente, in campagna una volta erano molto più valorizzate. Per costruire una nuova società anche con l'aiuto dell'agricoltura, un altro dei principi base forti dell'economia solidale è lavorare sulla costruzione di uno spirito comunitario.
mentre abbiamo bisogno di valorizzare l'individualità, perché è l'individualità che ha delle cose molto ricche da dare, quindi non la dobbiamo comprimere, però se riusciamo a valorizzare l'individualità, e abbiamo molta ricchezza già qua dentro, ma dappertutto, ognuno è un mondo, un microcosmo ricchissimo, se lo valorizzassimo però all'interno di una comunità, di pratiche comunitarie, invece che conflittuali, faremo un passo avanti verso una nuova civiltà più evoluta. E in questa direzione va anche, per esempio, l'agricoltura sociale. Oggi si cerca di recuperare quello che vi dicevo prima attraverso la cosiddetta agricoltura sociale, cioè si sta cercando di dare, ma non ci sono ancora delle leggi, avviene in maniera abbastanza spontanea e caotica, valorizzare l'aspetto agricolo per risolvere problemi sociali. Si chiama, come dicevo, agricoltura sociale. Ci sono delle aziende che già lo stanno facendo, pur in assenza di leggi. Per esempio, faccio degli esempi, le ASL fanno una convenzione con delle aziende agricole. Qui chiaramente le aziende agricole migliori a questo fine sono quelle biologiche, perché in un'azienda chimica inquinata eccetera, cosa vai a fare agricoltura sociale? C'è tutta una cultura diversa che c'è tutta un'agricoltura diversa, si cura nelle aziende biologiche, si cura di più l'ambiente, quindi non c'è inquinamento intorno all'azienda, per cui se vanno delle persone che hanno bisogno di un contatto con la natura, per esempio, per ristabilire magari un equilibrio interiore migliore, perché si è scoperto, non so, per esempio quella che si chiama la pet therapy in inglese, cioè che il contatto con gli animali aiuta a curare delle malattie, ma anche il contatto con il mondo vegetale, con le piante, con l'atmosfera delle zone agricole che hanno una certa armonia, perché c'è gli esseri naturali, diciamo, hanno un influsso più positivo sulla salute che non stare in una città di cemento, catrame e inquinamento elettromagnetico, inquinamento acustico e delle auto, chiaramente si sta meglio. Inquinamento di aggressività psicologica. Invece. È chiaro che non bisogna idealizzare troppo, perché poi anche in campagna ci sono delle contraddizioni, perché la campagna ha assorbito tutte le contraddizioni della città con i metodi dell'industria chimica che sono arrivati anche nelle campagne, come diceva Taffetani. Purtroppo la cultura agricola contadina è stata colonizzata dalla cultura industriale, per cui ecco, c'è anche questo problema. Però ci sono gli agricoltori biologici che invece cercano di ricostruire un altro tipo di cultura, e quando c'è questo tipo di cultura, allora l'agricoltura si presta come agricoltura sociale, come agriasilo, per esempio. Da noi ne è stato inaugurato uno pochi giorni fa, un agrinido, anzi, un agrinido, ci sono gli agrinido, gli agriasilo, e così via. Si possono vedere anche, per esempio, gli anziani che possono passare gli ultimi anni della loro vita in un ambiente magari di campagna, dove possono fare dei piccoli lavoretti agricoli, dove si sentono utili e così via. Però questo va un po' incentivato, ci si devono fare delle leggi che ancora non ci sono, adesso si sta procedendo spontaneamente, però è uno di quegli altri impulsi che l'agricoltura può contribuire a creare un nuovo tipo di società. Poi c'è la formazione. La formazione è importantissima, dicevo, degli agriasili. Nelle città i bambini non sanno più da dove vengono le cose, da dove viene il latte, da dove viene qualsiasi cosa che viene dalla natura, non lo sanno più. Allora bisogna fare in modo che la formazione si avvicini di più alle campagne, oppure che le scuole abbiano i cosiddetti orti scolastici. Queste sono altre attività in cui leghiamo l'aspetto dell'agricoltura con l'aspetto della società e mettiamo dentro un aspetto virtuoso che si era perso, perché è stato perso questo collegamento dei bambini e della formazione con la vita reale del crescere delle piante, dei vivere degli animali e così via, dei cicli naturali. Noi, quindi ce ne sono molti grandi come me, ma io ho avuto la fortuna, queste cose
di sperimentarle quando ero piccolo. Quando ero piccolo ho visto tutto, ho visto le mucche nelle stalle, come si tirava giù il latte, ho visto i maiali, ho visto gli alberi, ho visto tutto quello che era la vita contadina. Ho avuto la fortuna di nascere quando ancora, quando incominciava l'istruzione, diciamo, no? E come era pieno di farfalline, di fiori, di, era uno spettacolo che mi è rimasto di là, è rimasto di là tutti noi. Ecco, quindi per i bambini invece va recuperato, per i bambini di oggi, recuperare anche la cultura contadina. Un altro principio basilare, cerco di arrivare a chiudere, sì, così facciamo sono le produzioni locali. Un altro principio dell'economia solidale è quello di valorizzare la territorialità, sì, di valorizzare i territori. Cioè, quindi questa globalizzazione esasperante, che è antiecologica perché ci fa muovere, noi per esempio vendiamo pasta, purtroppo dobbiamo venderla anche in tutto il mondo, e qui faccio un inciso, potremmo venderla tutto, bravissimo, potremmo venderla tutto e non ci basterebbe solo nella nostra vallata, dobbiamo invece venderla in tutto il mondo. Perché non si dà importanza alle produzioni locali, al cosiddetto chilometro zero, che poi come espressione è esagerata, però diciamo valorizzare un'agricoltura territoriale, forse il termine più giusto è questo, no? Che poi fa parte anche di quell'altro principio che è la sovranità, quindi alimentare il più possibile, mica dico tutto, no? Perché poi scambiarsi le eccellenze non è sempre bene. Comunque questo è un altro principio dell'agricoltura ecologica, biologica, che si sposa anche con uno dei principi base dell'economia solidale. Questo è un altro impulso attraverso il quale le due cose si possono unire, i prodotti locali. Poi un altro è che nell'economia solidale si vede la terra e i terreni agricoli come un bene comune. Mentre abbiamo sentito discorsi della difficoltà delle nuove generazioni di poter andare a fare un lavoro in agricoltura perché abbiamo dei prezzi proibitivi, mentre la terra dovrebbe essere vista come un bene comune a disposizione delle comunità, ma che le comunità a loro volta devono curare, perché la madre terra è un bene che ci è dato, ma anche che ci è dato per usufruirne, per averne tutti i vantaggi, per goderne, ma nello stesso tempo anche per curarlo, che poi è di nuovo un nostro interesse, perché più lo curiamo e più ci dà, diciamo. Quindi anche questo concetto del bene comune, direi sì, che posso chiudere. Forse è l'ultimo, importante, punto, sì, importante l'ultimo punto della carta, che si ricollega all'importanza dell'agricoltura biologica, è che noi diciamo che sui PSR, sulle leggi europee, dovrebbe essere data la massima importanza all'agricoltura, chiamiamola ecologica, che comprende tutte le forme dell'agricoltura biologica, di cui si è anche parlato, e che quindi non si continui con tutti quei trucchi che sono stati fatti, che i fondi destinati all'ambiente in realtà andavano a finire anche in gran parte alla cosiddetta agricoltura integrata, che poi nascondeva l'agricoltura chimica tal quale. Ok, grazie, allora, grazie. È stato molto bello.